guidando il Ford E-Transit, primo veicolo commerciale elettrico della casa dell'Ovale Blu. Abbiamo già fatto più di 100 km. Da un punto di vista prettamente automobilistico non c'è nulla da dire, perché il comfort è ottimale, il rumore non esiste e anche le asperità del terreno vengono ben attutite dalle sospensioni pneumatiche posteriori. La cosa che adesso noi andremo a verificare è la capacità di ricarica, oltre naturalmente all'autonomia. Il veicolo è una meraviglia. Il problema sono le infrastrutture. Partire oggi per fare un giro di più di 200 km oggi è davvero problematico. Perché questo? Abbiamo trovato colonnine inesistenti, colonnine rotte, colonnine con accesso impossibile e soprattutto non abbiamo trovato nessuna colonnina cosiddetta fast charge, quindi la nostra ricarica è stata purtroppo un po' lunga, anche se, come hanno detto in Ford, il furgone non lo devi ricaricare per strada, lo parti la mattina e quando torni al deposito lo ricarichi.